Con noi per Teletruria il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Ben ritrovato, caro professore, un piacere Buonasera. rivederla. Ben ritrovato. Senta, professore, come sta andando intanto il vaccino italiano, il vaccino Reithera, quello di sua creazione? Sappiamo che ci sono anche delle notizie in salsa messicana. Ma vediamo, questo lo vedremo, vedremo come andrà avanti. Le salse lasciamole stare da parte. Per ora abbiamo 4 vaccini registrati in Italia. L'EMA ha appena registrato l'uso di Moderna anche per gli adolescenti. Ritengo che noi oggi abbiamo l'EMA ha fatto un grande lavoro per definire in questi mesi quali erano le popolazioni più giuste e più appropriate per i diversi vaccini. L'opinione pubblica può aver preso questo come una sensazione di essere ondivaghi, invece questa l'unica cosa è la prova che le agenzie regolatorie nazionali e l'analisi dei dati fatti dall'Agenzia Europea per il Farmaco sono stati oggetto di un attento monitoraggio giorno per giorno. Chi pensa che questa sia stato uno sbandamento significa che non sa o non percepisce che giornalmente c'è un accumulo di dati e questi dati sono assolutamente importanti e talora forniscono informazioni che inducono gli stati membri a prendere decisioni non sempre agevoli da spiegare. Infatti lo vediamo quotidianamente, consultiamo ovviamente il bollettino dello Spallanzani. Senta, professore, chiariamo subito un punto che è molto importante per la popolazione. Allora, perché è fondamentale vaccinarsi anche con la variante Delta? Perché c'è chi pensa che magari, visto che c'è una nuova variante, vaccinarsi non è sufficiente o non basta. Quindi le persone procrastinano a questo momento e attendono. Ma intanto perché noi adesso abbiamo evidenza pratica che i vaccini sono estremamente efficaci. Recentemente il Servizio Sanitario Inglese ha pubblicato i dati sul livello di copertura nel caso della variante Delta, che in chi ha completato il ciclo vaccinale è risultato estremamente elevato, mentre è risultata molto più bassa in chi ha fatto una sola dose. Da questo noi dobbiamo pensare che questi vaccini sono stati in grado di cambiare il rischio di morte delle popolazioni, sono stati in grado di ridurre la gravità della malattia nelle persone, sono state in grado di cambiare la curva epidemica di questa malattia. Mi sembrano 3 informazioni che sono essenziali e soprattutto dopo che noi iniziamo ad raccogliere dati, sappiamo che le persone che hanno avuto un'infezione hanno una risposta immunitaria che dura a lungo. Questo ha portato il Ministero della Salute a procrastinare a un anno la durata dell'immunità. Quindi le persone devono fare tutto il numero di dosi che sono previste dal proprio ciclo vaccinale, in particolare le persone a più alto rischio. E quando parlo di rischio parlo di persone che sono di rischio per se stesse, per il rischio di morire, ma possono anche essere fonte di rischio per altri. Quindi la possibilità che abbiamo oggi di usare più vaccini, ovvero sia vaccini combinati, in chi ha fatto uno può fare un vaccino a vettore adenovirale, può fare un vaccino a mRNA, la risposta immunitaria è buona, anche se forse con un po' di eventi avversi superiori, ma questo è sicuramente un piccolo prezzo da pagare. Il vaccino, come tutti i farmaci, non è esente da, non è 100% efficace e non è 100% sicuro. Ma che cosa c'è 100% efficace e 100% sicuro nella vita? Sicuramente è meno rischioso fare un vaccino che non morire per un incidente stradale con una macchina che va a 5 km/h.
Certo, guardi, mi ha bruciato proprio la domanda sugli eventi avversi, quindi la salto nettamente e anche il fatto che si era vociferato che si andasse verso una terza dose verso l'autunno, ma se così stanno le cose e dura un anno l'immunità, presumibilmente non ci sarà bisogno di questa terza dose, almeno fino alla primavera. Intanto noi non sappiamo quanto dura e man mano riusciremo a capirne di più. Se la secondo aspetto importante è che noi abbiamo risultati dell'immunità che sono l'immunità circolante, che sono i linfociti B e i linfociti T, è evidente che c'è una pressione per una terza dose, ma noi dobbiamo pensare anche a capire quanto le persone reagiscono e rispondono con Certo. il ciclo vaccinale. D'altronde è successo così per tutti gli altri vaccini. Spero che noi riusciremo a controllare la circolazione del virus perché piano piano copriremo l'intera popolazione. Sono già in corso studi anche in più giovani di 12 anni che adesso sono stati approvati. Quindi teniamo questo come punto centrale che piano piano decideremo. Al momento la terza dose è proposta dai produttori. Ci saranno persone che probabilmente dovranno fare un'altra dose, ma sono persone ad alto rischio per patologia o quelli che non avranno risposto. Ma anche per questo ci sono studi in corso che ci daranno informazioni dettagliate. Senta, professore, abbiamo visto da parte della popolazione manifestazioni anche di protesta dopo le decisioni assunte dal nostro governo sul Green Pass. Si vede il pass come una violazione alla libertà, quasi più del virus. Non è un po' un controsenso? Ma io non credo che, io credo che dietro a questi percorsi ci siano anche molte, molte strumentalizzazioni. Se lei chiede al medico se deve essere laureato per poter esercitare, non si pone il problema. Allo stesso sistema lei non vorrebbe andare su un autobus il cui guidatore non ha la patente. Questo equivale a dare un senso di sicurezza. Io sono favorevole alle vaccinazioni anche con sistemi più stringenti, più decisi che mirino verso un obbligo quasi della vaccinazione. O così o pomì. O noi accettiamo di vaccinarci che questo funziona, o altrimenti non ne usciremo. Ecco. Meno copriremo, più avremo il rischio di aumentare la circolazione e di avere varianti. Senta, in Lazio da voi c'è sempre stata, almeno ultimamente abbiamo visto, una grandissima partecipazione alla vaccinazione, addirittura proprio in queste ore allo Spallanzani hanno dovuto chiamare la polizia dalle persone che c'erano e che volevano vaccinarsi. Non sempre è così in altre zone d'Italia, c'è paura per gli Io eventi però non sono, avversi. mi permetto di interromperla Prego. perché il vero problema è che alle persone va spiegato, vede, è bastato dire o hai il Green Pass o non fai questo, che la gente sia automaticamente motivata, la gente deve avere motivazioni e Certo. la prima motivazione è capire quali sono i limiti alla libertà che ha una persona che può far aumentare la circolazione del virus e rischiare di trasmetterlo ad altri. Noi vogliamo uscirne il prima possibile per riprenderci la nostra vita. Che cosa ne pensa? Questa non è una domanda tanto da scienziato, forse sì, perché comunque se ne occupa anche di questo, delle teorie complottiste che parlano di un nuovo ordine mondiale che vorrebbe sopprimere la popolazione e che quindi il Covid non esista sostanzialmente. Vede, che il Covid non esista, non avremmo fatto 130.000 morti in Italia se il virus non esistesse. Il virus ha delle fasi in cui va su e giù e l'abbiamo provato sulla pelle nostra delle persone che ci sono state vicine. Recentemente un'analisi dell'evoluzione del virus ha dimostrato che il passaggio dall'uomo, dall'animale all'uomo è sicuramente più verosimile che in una teoria complottista. Chi pensa che noi c'è un disegno mondiale, queste cose facciamole dire a chi scrive libri gialli.
Va bene, allora una delle ultime cose, ci spiega il fattore mutazione, come possiamo fermarlo, se è possibile tramite la velocità, della vaccinazione. E noi abbiamo due treni, uno è il treno degli esseri umani che si ammalano e l'altro è il treno del virus che cerca di mutare. Noi dobbiamo cercare di far sì che non li facciamo sbattere uno contro l'altro, non facciamo un incidente ferroviario. Da un lato cerchiamo di vaccinare quanto più è possibile, più vacciniamo, meno il virus circola, meno il virus circola, meno avremo il rischio di mutazioni. Ma la mutazione è un fatto normale, ognuno di noi cerca di adattarsi alle situazioni. Se non avessimo questo aspetto, noi non ci adatteremmo alle situazioni normali. Noi come individui singoli siamo abituati a adattarci alle situazioni. Il virus fa esattamente lo stesso e noi dobbiamo adattarci, armarci, metterci la corazza per non incorrere nei danni del virus. Quindi oggi non abbiamo altra forma che vaccinarsi e stare attenti. E voglio spendere una parola sul discorso delle mascherine, perché le mascherine sono un qualcosa con la quale dobbiamo confrontarci. L'anno scorso non abbiamo avuto influenza, non abbiamo avuto virus respiratorio sincizialle, che è una malattia grave dei bambini. Recentemente in Francia hanno pubblicato i dati. Perché noi non riusciamo a capire che una piccola misura attenta, una piccola misura di attenzione in queste cose può essere estremamente, estremamente utile, estremamente importante per fermare il virus. Sì, questa cosa delle mascherine gliel'avrei chiesta ed è grazie per averlo puntualizzato. Senta, ultime due cose, secondo lei quali dovrebbero essere i criteri per le varie zone d'Italia, rossa, gialla, bianca, i casi, i ricoveri o entrambi? Quello che il governo ha stabilito è frutto di una valutazione delle diverse situazioni ed è frutto di un'intesa con le regioni, quindi come è il criterio che è stato adottato ed è un criterio nazionale col quale bisognerà confrontarsi. Non esiste, se fosse semplice stabilire questa è un criterio univoco per tutti. Ma non c'è e non c'è da nessuna parte. Vorrei anche dire che la cosa forse più interessante è che noi ci siamo trovati in questi mesi e il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, che pubblica una mappa costantemente aggiornata, ha fatto un cambiamento di colori dei paesi e delle regioni all'interno dei paesi senza che si creasse questo ampio dibattito come da noi. Quindi io credo che bisogna fidarsi delle autorità sanitarie perché queste sono situazioni che sono realmente importanti. Poi il come, in che maniera o altro, non entriamo in questo dibattito. Certo, anche perché poi in realtà, come ha detto lei, non c'è un criterio unico perché come il virus è mutevole, quindi tutto muta, pantarei. Senta, l'ultima domanda, professore, saremo costretti a convivere con il virus come pandemia oppure diventerà una semplice influenza? Ci sono più ipotesi. Il primo è che piano piano noi, con l'aiuto dei vaccini, riusciamo a cambiare la situazione. La seconda è che il virus si attenui quando avremo queste informazioni e questi li avremo in tempi, secondo me, brevi, noi riusciremo a capire di più. Per ora facciamo modelli. E i modelli sui quali si gestiscono queste situazioni, la cosa più semplice è cercare di monitorare la situazione giorno per giorno. Grazie infinite al professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico del Lazzaro Spallanzani, per essere stato con noi. È stata veramente un'illuminante e piacevole conversazione con uno scienziato che sta lavorando per sconfiggere questa pandemia. Grazie ancora e arrivederci.